Bleeding Edge, l'esperimento multiplayer di Ninja Theory, è finalmente arrivato. Un hero brawler divertente soprattutto in gruppo, che però lascia molti punti interrogativi per quanto riguarda i contenuti del futuro. Scopriamolo nella nostra recensione. Bleeding Edge è ben lontano da altri titoli ai quali viene affiancato. Un primo sguardo ad alcuni eroi del roster e all'impostazione delle meccaniche potrebbero far pensare ad Overwatch, ma è sufficiente iniziare una partita per capire quanto la sua natura sia fortemente affine a quella dello studio di sviluppo che l'ha creato. Ninja Theory può infatti vantare un'esperienza più che decennale nell'ambito degli action game. A partire da Heavenly Sword, passando per DMC e arrivando ad Hellblade, lo studio ha da sempre messo l'azione al centro dei propri progetti. Bleeding Edge rappresenta quindi una variazione sul tema dell'impostazione di fondo, dall'avventura per giocatore singolo al multiplayer competitivo, ma non snatura troppo quelle che sono le fondamenta del team. È così che nasce il cosiddetto Hero Brawler, un ibrido particolare tra quelle che sono le basi dell'hero shooter e un action con combattimento ravvicinato. Scegliere uno degli 11 personaggi disponibili, suddivisi in tre classi, significa mettersi al comando di alcuni tra i protagonisti più caratterizzati di un gioco multiplayer. La differenziazione del gameplay rappresenta anche una delle grosse forze del titolo, capace di mettere in campo quella dose di varietà che permette di non stancarsi velocemente delle partite. Che scegliate un personaggio votato ai danni, un tank o uno di supporto, in ognuno dei tre casi avrete modo di sperimentare approcci profondamente diversi. Questa varietà si espande ancora grazie alle cosiddette mod, una serie di upgrade individuali che è possibile sbloccare salendo di livello con il singolo eroe o spendendo una delle due valute disponibili. Le mod rappresentano veri e propri modificatori attivi e passivi che permettono di modellare a proprio piacimento le build, compresa la possibilità di creare diversi loadout da interscambiare nel corso delle partite quando la situazione lo richiede. Questo dettaglio aumenta chiaramente la libertà e la strategia di squadra, due elementi che si affiancano all'ulteriore possibilità di modificare le proprie scelte in corsa. Non è ancora presente il ban dei personaggi ad inizio partita e al momento ci si può ritrovare senza una classe specifica nel proprio team, ma è probabile che la situazione venga sistemata con l'arrivo delle partite classificate. Una volta entrati in partita, in gruppo o attraverso il matchmaking, il gioco sceglie in automatico la mappa e la modalità, che può essere la classica attività di controllo delle zone o quella di recupero e deposito dei materiali. La modalità di controllo di Bleeding Edge richiede di conquistare alcuni punti specifici delle mappe, talvolta mobili, e mantenerli per quanto più tempo possibile. Il mantenimento delle zone permette di accumulare costantemente punti, i quali vengono poi integrati anche dalle uccisioni effettuate. La modalità di consegna è invece divisa in due specifiche fasi. La prima è quella che richiede di accumulare celle di energie disposte sulla mappa e protette da involucri che vanno distrutti. Una volta che la fase di raccolta si è conclusa, si viene chiamati a consegnare l'energia in zone simili a quelle della precedente modalità. Ovviamente quando si consegna energia si è vulnerabili ai colpi avversari, visto che quando si uccide un nemico si possono recuperare le celle di energia ancora in suo possesso e ribaltare la situazione in pochi secondi. Purtroppo tutta questa serie di elementi di gameplay profondamente positivi si trovano a fare i conti con contenuti piuttosto scarni. Ci vuole tempo e pratica per padroneggiare gli eroi, ma il roster è poco soddisfacente dal punto di vista della quantità. 11 personaggi non sono molti, e la futura aggiunta di un 12° membro non rappresenta certo quella spinta a credere in un forte supporto a lungo termine. Lo stesso problema lo si riscontra per quanto riguarda il numero di modalità e delle mappe, soltanto 5. Davvero poca roba per un gioco che è chiamato a sopravvivere in un mondo che fagocita tutti gli esperimenti multigiocatore di questo tipo e che non può certamente puntare solo sull'esistenza di Game Pass di Microsoft per durare negli anni. Tra le mancanze si annovera anche l'assenza di una qualsiasi tipologia di classifica generale, di vere partite competitive e delle stagioni. Prendere parte agli scontri di Bleeding Edge è comunque divertente e stimolante. È raro riuscire a divertirsi così tanto con personaggi di supporto come Zero Cool o di sentirsi assuefatti da un sistema di combattimento action basato su combo e abilità. Proprio gli scontri di gruppo possono essere considerati il vero asso nella manica di una produzione che ha cercato di bilanciare al meglio tipologie così differenti di personaggi, non sempre riuscendoci. Ognuno degli eroi ha a disposizione il proprio attacco base, una serie di abilità di classe e una tecnica speciale che, parlando di personalizzazione, è anch'essa disponibile in due varianti, così da affiancarsi meglio al proprio stile di gioco o agli avversari. Molto importante anche il gioco di squadra, mai come in questo caso avanzare da soli porta a morte certa, limitando le azioni individuali e puntando tutto sulla comunicazione e la strategia di gruppo.
Ciò significa che diventa difficilissimo giocare in solitaria, a meno di trovare avversari nella stessa situazione. Nulla da dire per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Su PC le partite scorrono fluide e senza intoppi, potendo contare anche su un colpo d'occhio interessante e uno stile artistico particolare tra i più riusciti degli ultimi anni. Nel bene e nel male, Bleeding Edge è lo stesso gioco che abbiamo visto in beta ormai un mese fa. Un titolo originale, divertente, coloratissimo, ma tutt'altro che bilanciato e con qualche carenza di troppo nei contenuti.